trovati a tutti gli amici di Live Social qui nel nostro spazio dedicato su Radio Roma Capitale, alle vostre storie, alle vostre meravigliose interviste che i nostri ospiti ci concedono e ci condividono con noi le loro esperienze, le loro professioni, ma soprattutto la loro passione che mettono in campo giornalmente, quotidianamente con le loro attività. Vi ricordo la nostra pagina Facebook Live Social e vi ricordo ovviamente l'hashtag per condividere, hashtag interviste e storie. Oggi ci occuperemo di una tematica molto attuale, veramente importante parlarne, e lo facciamo affrontando il tema delle forme di violenza grazie alla dottoressa psicologa psicoterapeuta Chiara Capuani. Benvenuta. Grazie. Benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, Chiara. A voi. Allora, dottoressa, le chiedo un po' come è cominciata la sua attività e come si è poi effettivamente avviata per rivolgersi poi a quelle che sono le forme di violenza, appunto. Ok, io ovviamente mi sono specializzata in psicoterapia cognitivo-comportamentale. Ho deciso di intraprendere questo percorso perché mi è sempre interessato e ho sempre voluto aiutare gli altri. Ho sempre pensato alla fine che ogni situazione problematica possa essere comunque un momento di un'opportunità per la persona e quindi per riprendere in mano la propria vita. Quindi in questo senso mi piace poter aiutare anche le persone che subiscono comunque violenza nel mio possibile. Certo, ovviamente il suo è un aiuto fondamentale per tutti coloro che si trovano in difficoltà, che si sentono in qualche modo minacciati. E allora entriamo nello specifico, parlando proprio di forme di violenza. Perché si manifestano? Qual è secondo lei la causa? Perché in questa società di oggi ce n'è così tanta ancora? Diciamo che normalmente noi pensiamo alla violenza fisica, la prima cosa che ci viene in mente è le forme di violenza fisica e sessuale, ma purtroppo la violenza psicologica è un meccanismo alla base molto più subdolo e latente, che si può manifestare comunque in diverse forme e modalità molto spesso sono poco evidenti agli occhi degli altri, proprio perché non ci sono sintomi e segni oggettivi nell'altra persona, così come nella violenza fisica. Diciamo che il carattere principale di queste tipologie di violenza è non è una violenza di tipo episodico, certo, ma è una violenza costante e ricorsiva, e proprio per questo motivo ha un forte impatto psicologico sulla vittima, in questo senso. Vittima che spesso e volentieri si trova incastrata in determinate situazioni, non ha la consapevolezza, il coraggio a volte, anche l'aiuto per uscirne. Diciamo che appunto possiamo pensare alla violenza psicologica come a una violenza caratterizzata da alcuni atti in particolare, non so, svalutazioni, controllo, accuse, minacce, ma gli atteggiamenti possono essere disparati per frequenze, per intensità e per diversità, ed è importante invece, secondo me, proprio prenderne, riconoscerli. Certo, assolutamente. In questo senso è fondamentale, non dico fare una prevenzione, ma cercare di immediatamente interagire, e quindi cercare la comunicazione è fondamentale, immagino. Esatto. In questo senso, sì. Anche da un punto di vista medico, ma non solo, insomma, anche nell'ambiente familiare immagino che sia fondamentale. Anche nell'ambiente familiare la comunicazione è fondamentale, e voglio sottolineare il fatto che la violenza non bisogna soltanto pensarla nei confronti delle donne, che ovviamente l'argomento è quello purtroppo, ma c'è anche la violenza nell'ambiente anche familiare, nei confronti dei figli, nei confronti anche negli aspetti del lavoro, quindi nei contesti lavorativi, oppure attraverso lo stalking verso le donne in questo caso. Certo, ma secondo lei è perché c'è una mancanza di qualcosa che si attua una violenza su qualcun altro? È la voglia di essere superiori? Esatto, diciamo che la caratteristica principale
passare dalla violenza alla sopraffazione nei confronti dell'altro e quindi voler a tutti i costi alienare, alienare l'altro, svalutarlo totalmente, colpendolo ovviamente nella propria dignità, nella propria identità, nella propria autostima, e questo purtroppo comporta poi tante problematiche emotive può comportare non soltanto poi disturbi psicologici conclamati, ma anche disturbi fisici, perché ovviamente una persona che è sottoposta a degli stress continui, questo comunque ha delle conseguenze importanti. Vogliamo sempre predominare, quindi è una cosa proprio atavica probabilmente. Qual è, perché siamo portati, forse perché invece siamo chi commette una violenza e perché è più fragile invece? Assolutamente sì. È proprio tutto un circolo. Diciamo che solitamente chi commette le violenze sono persone che hanno delle caratteristiche di spesso dei tratti narcisistici di personalità, certo. Quindi mancano comunque di empatia nei confronti dell'altra persona, e questo è proprio il motivo per cui poi si fa molta fatica anche ad aiutarli, perché non riescono ad averne consapevolezza e non chiedono aiuto e non intraprendono un percorso, oppure comunque sono a loro stessi, cioè loro stessi stati vittime di abusi e di maltrattamenti, e hanno preso, si possono prendere due strade in questo caso: o la strada del maltrattamento verso altre persone, certo. O la strada della passività, che perché succede, quindi anche questo, subirlo. Quindi ovviamente molto nasce dall'ambito familiare, dall'ambito immagino anche scolastico. Sì, dalle esperienze comunque della vita, perché poi non è soltanto in famiglia, appunto qualsiasi esperienza anche che abbia un impatto comunque traumatico può influire in questo caso. Quindi in qualche modo anche dei modelli sbagliati che ci dà questa società, oppure il modello sbagliato che abbiamo avuto durante la nostra adolescenza, infanzia, e non riuscire a sradicare questo modello. Sì, assolutamente sì. Quindi riusciamo in qualche modo purtroppo a portarci avanti queste patologie, perché a un certo punto diventa una vera e propria patologia. Sì, diventa una patologia questo nei confronti degli aggressori, tra virgolette, certo. Ecco, nei confronti della vittima, come dicevo prima, si possono insorgere disturbi di vario tipo, ansia, depressione, disturbo post-traumatico da stress, sintomi fisici come che vanno ad intaccare il sistema cardiovascolare, il sistema immunitario, quindi insomma c'è tutto purtroppo di manifestazioni negative che con un percorso adatto per una professionista come appunto la dottoressa Chiara Capuani si può ovviamente riemergere da... Sì, infatti io vorrei dare un consiglio ovviamente in questo di ovviamente intanto riuscire a prenderne consapevolezza e ad avere il coraggio di affrontare poi quello che ne comporta, in particolare prima di arrivare poi ovviamente all'abbandono di queste persone. Comunque bisogna assolutamente fare un percorso e chiedere aiuto, non soltanto in primis magari a chi c'è vicino, quindi a un familiare, a un parente, a un amico di qualsiasi tipo, ma anche a seconda poi della tipologia, no? A una psicoterapeuta, anche a un medico del lavoro se questo avviene magari nei contesti lavorativi. È chiaro, il consiglio è fondamentale, la comunicazione è importante, non aver paura di parlare quando abbiamo un problema. Esatto. Volevo dare qualche riferimento della nostra psicologa Chiara Capuani, il numero di telefono qualora voleste contattarla per appuntamento 338 333 2744, lo studio è in via Etruria 44 appunto a Roma, dottoressa Chiara Capuani, psicologa e psicoterapeuta, per Facebook e poi anche Instagram dottoressa Capuani. È stato un piacere aver aperto questa finestra della sua professione e di queste sulle forme di violenza. Grazie. Grazie a voi che date modo comunque di dare voce a questi argomenti così delicati. Grazie dottoressa per essere stata con noi, grazie anche a tutti i radioascoltatori che si sono intrattenuti, rimanete con noi anche per la prossima intervista.